Siamo arrivati alla conclusione della settimana della bioarchitettura e della sostenibilità 2018. Siamo a Vignola in questo meraviglioso contesto che ci ha permesso tra l'altro di analizzare degli edifici storici. È uno degli obiettivi della settimana e del tavolo di lavoro del PTE, che ha lavorato insieme con gli ordini professionali, i collegi e le associazioni di categoria alla sua costruzione. Una settimana molto intensa, partita appunto lunedì, con approfondimenti legati a tutti i temi della sostenibilità, che comprendeva quest'anno anche il premio per la mobilità sostenibile, il premio 2018, è la prima volta che viene fatto, organizzato da noi. È stato un premio molto frequentato a livello nazionale, più di 30 progetti questa mattina a Carpi. Ma non solo, perché Daniela, cosa è successo in questa settimana? Allora, settimana molto intensa, perché comunque sono state 10 sessioni in 5 giornate, quindi molto molto concentrate. E, lunedì pomeriggio eravamo a Mirandola con l'iniziativa Diamoci una scossa per la prevenzione sismica, e mercoledì è stata una giornata di strumenti per la riqualificazione, tra i quali il Sisma Bonus e l'Eco Bonus. Il giovedì abbiamo un po' alternato tra contrattualistica e la sessione Casa Clima, nella quale abbiamo presentato la nuova sede di Casa Clima, quindi Noi Park, e tante altre iniziative delle aziende sponsor, che tra l'altro ringraziamo per il supporto che hanno dato a questa nostra, a questo nostro percorso. Ad arrivare oggi venerdì, stamattina premio mobilità, oggi pomeriggio la Rocca di Vignola, nella quale abbiamo presentato un altro studio su un'altra rocca, la Rocca Rangoni di Spilamberto. E quindi gli argomenti sono stati tanti, tutti un pochino rivolti comunque alla riqualificazione sia energetica che ambientale degli edifici, storici e non, e agli strumenti e alle strategie utilizzate. Siamo arrivati all'ultimo giorno, è il momento anche dei ringraziamenti, ringraziamento a tutte le fondazioni, e le associazioni, le persone che hanno partecipato, i nostri relatori. È stata una settimana veramente molto intensa e, come dicevo, è ora di pensare già al lavoro del prossimo anno, che speriamo sarà altrettanto bello, intenso, interessante. Quindi, come da rito e da consueto, vi aspettiamo alla settimana 2019.